Riappropriarsi della città chiudendo le strade per permettere ai bambini di scendervi nuovamente e giocare come si faceva una volta. È questo il senso della manifestazione 100 strade per giocare, indetta da Lega Ambiente Faenza e organizzata, come per le edizioni recenti, in collaborazione con il Museo Malmerenti in via Medaglie d'Oro. Tutta un'area a disposizione per i bambini per giocare e divertirsi attraverso anche alcuni laboratori. Quest'anno diciamo che sempre in collaborazione con Malmerenti, con il Museo della Scienza Naturale del Malmerenti, abbiamo organizzato molto semplicemente la strada, cioè il nostro obiettivo è quello di portare un'area, qualcosa che non è più usufruibile alle persone, per le macchine, per il traffico, alla strada, come una volta i vecchi cortili, le strade dove si giocava a pallone. Io sono diversamente giovane, noi l'abbiamo fatto, oggi già i ragazzi noi semplicemente diamo la strada. Come vedete ci sono varie realtà, varie associazioni che anche semplicemente con un gessetto colorato hanno disegnato una carampana per terra e faranno giocare i bambini così, con niente. Ecco, quest'anno avete anche gli animali. Sì, esatto, quest'anno abbiamo una bellissima opportunità con l'apicoltura Lombardi, che abbiamo portato l'asino al museo. L'asino al museo che ci sembra una bellissima così, esperienza per noi, perché loro poverini sono lì che girano per il parco. Direi che tra l'altro è una cosa per i bambini, è sicuramente un'attrazione, per cui quest'anno abbiamo anche quell'opportunità lì. Come mai l'asino? Beh, perché probabilmente noi adesso, sai, come ambientalisti, l'asino è sempre stato un animale maltrattato oppure considerato poco. In realtà dobbiamo renderci conto che molte volte l'asino è più a due gambe che a quattro. Quindi io la penso così, quindi credo che sia veramente un percorso di valutazione sia dell'animale che anche del ruolo che comunque noi uomini facciamo fare agli animali. Federico Lega per Faenza Web TV.